non erano proprio due gocce di pioggia. Anzi, in certi momenti si è trattato di acquazzoni veri e propri, ma l'entusiasmo per il Giro d'Italia è genuino quanto le migliaia di panini agli affettati, tagliati e mangiati fra la gente, fra le birre appoggiate a ogni spuntone possibile, fra la calca di chi cercava un posto coperto quanto basta sotto i portici, i tendoni del bar o le antiche mura della fortezza di Noale. Qui la carovana rosa è stata festa vera, scuole chiuse, negozi aperti e addobbati con il colore che contraddistingue la quasi centenaria gara a tappe di ciclismo, una città bloccata fin dalle prime ore del mattino, dove vigili e volontari hanno avuto il loro bel da fare a deviare il traffico per tortuose stradine alternative tra automobilisti che hanno dovuto pazientare più del dovuto. E non solo nella città dei Tempesta. A Mestre, per consentire ai corridori di passare per il centro cittadino, sono state chiuse due uscite della tangenziale per un paio d'ore, quanto basta per creare il caos che è poi stato smaltito in altrettanto tempo. La tappa annuale Bibione ha attraversato la provincia di Venezia, sconfinando parzialmente in quella di Padova per poi consentire ai corridori di attraversare la riviera del Brenta colpita nei mesi scorsi dal tornado. Quindi alcune decine di chilometri in provincia di Treviso, prima di rientrare in Veneto orientale e arrivare a Bibione, in attesa di un assaggio delle prime salite che nei giorni prossimi diventeranno vere e proprie tappe di montagna. I velocisti hanno avuto quindi maggiori difficoltà sull'asfalto bagnato, dovendo schivare spesso vere e proprie trappole cittadine come sparti traffico e aiuole varie, ma nonostante il tempo, sempre tra duelli di folla. Da queste parti, con il giro non mancano mai.